Riccardo Brosco, alla fine i crampi, Riccardo, sì, può essere un po' il, diciamo così, il, la fotografia della partita di un Pescara che ha saputo soffrire tanto, ma ha portato a casa 3 punti fondamentali. Sì, sì, non ero solo io i crampi, ce n'erano 4-5, oggi è segno che la squadra emotivamente ha dato tutto. Chiaro che questa partita non era facile a livello emotivo, soprattutto per una squadra giovane come siamo noi, ma abbiamo reagito alla grande, era il segnale che serviva per ripartire dopo questo brutto periodo. 10 minuti primi del match dove oggettivamente avete rischiato tanto, poi si è visto il Pescara messo bene in campo, nel secondo tempo le 2 opportunità della Lucchese, diciamo, sono venute un po' casuali, solo nei primi 10 avete concesso spazio. Sì, sì, in questi giorni abbiamo lavorato col mister su dei nuovi, diciamo, dei nuovi concetti, forse all'inizio abbiamo fatto un attimo un po' di assestamento, cioè c'è stato, però poi ci siamo parlati pure tra di noi e ci siamo messi a posto e penso che abbiamo concesso poco poi dopo quei 10 minuti. Chiaro che il ruolo di capitano a volte è scomodo, Riccardo, però ti chiedo a te di commentare questo clima surreale allo Stadio Adriatico, la tifoseria organizzata che entra nel secondo tempo e anche a fine partita quando siete andati a salutare i tifosi la contestazione è stata forte e mirata contro il presidente. No, è chiaro che oggi è stato brutto entrare senza tifosi, perché io sono stato qua anche quando ce n'erano veramente tanti e c'era un altro tipo di clima. Certo, vedere lo stadio così ci rende un po' tristi, però l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è cercare di vincere più partite possibili e riportarci dalla nostra parte. Studio per Riccardo Brosco. Gianluca Colonnello. Buonasera. Volevo fare i complimenti perché era, come hai detto te, una partita non facile, quindi erano importanti 3 punti, e ottenere i 3 punti per ripartire. E ti volevo chiedere, là dietro, siccome vi ho visto, ho parlato pure con mister Bucaro, vi siete sentiti nella partita di oggi un pochino più tranquilli, diciamo, perché nelle scorse partite per il metodo di gioco vi siete sentiti un pochino più tranquilli perché eravate abbastanza equilibrati, tornavano tutti anche a centrocampo e quindi voi difensori secondo me avete disputato una buonissima gara. No, è chiaro che è stato diverso il modo di approcciare la gara, nel senso che con mister Zeman la pressione degli attaccanti parte subito alta e noi di conseguenza dobbiamo stare iperoffensivi e cercare di stare nell'uno contro uno. È chiaro che quando si lascia un po' più di campo agli avversari da dietro e si leva un po' di profondità, è chiaro che si sta un pochino più equilibrati. Cosa vi ha detto in settimana Bucaro? Cosa vi ha cambiato della linea difensiva, il concetto principale, la novità principale? No, nel senso che prima magari a palla libera a volte dovevamo per forza di cose, perché magari a volte eravamo in ferita numerica, a fare il fuorigioco. Adesso siamo, il mister Bucaro ci ha sistemato, insomma, per il poco tempo che ci ha avuto a disposizione, di un attacco e copro, di stare un pochino più a distanza dalla palla, in modo che su questi lanci lunghi soffriamo un po' di meno, perché è chiaro che ora le squadre ci giocano su quello, sapendo come giocavamo prima. Infatti oggi penso che anche loro siano stati un po' sorpresi da questo nostro atteggiamento.